Movida Television. Musica, eventi, moda, spettacoli, news. Movida Television. Il programma di intrattenimento ideato da Lucio Ruggero. Se vuoi essere protagonista e avere le telecamere di Movida Television, chiama il 348 82 39 263 o scrivi a movidatelevision@libero.it. Movida Television. Seguici anche su Facebook, YouTube, Twitter. www.livestream.com/movidatelevision. Continuano gli eventi estivi con Movida Television e proprio oggi ci troviamo qui a Sant'Antimo nell'istituto Nicola Romeo in via Salvatore di Giacomo per rendervi partecipi della grande festa del campo estivo Bosfa, che vi ricordo non è una festa di fine anno perché le attività resteranno aperte fino alla prima settimana di settembre. Occhio alle immagini! Amici di Movida Television, è cominciata la festa qui al campo estivo Bosfa a Sant'Antimo nell'istituto Nicola Romeo e mi trovo in compagnia di... Lello. Lello, che è il responsabile del campo estivo Bosfa. Sì, più che responsabile sono l'istruttore di Salvatore Bosfa, cioè il suo braccio destra, diciamo. Quindi ricordiamo Salvatore Bosfa, il proprietario proprio di questo campo estivo. Sì, esattamente. Vuoi dire qualcosa in merito del proprietario, Salvatore? In merito lo ringrazio perché per me è il primo anno che sto con lui e lo voglio ringraziare ancora perché come un fratello per me ci sono stati un po' di disagi con i bambini che li dovevamo accudire molto di più perché ci stavano piccoli e grandi per farci capire. When you came into focus, how could I... Amici di Movida, ci troviamo qui alla festa del campo estivo Bosfa con i genitori di tutti questi bimbi che partecipano al campo estivo. Abbiamo qui una bellissima signora. Mi sono trovata molto bene al campo sportivo Bosfa. E si trova bene, è felice, si diverte? Sì, sono stata molto contenta, anche lui è stato contento di andare al campo sportivo. Quindi continueremo anche fino a settembre, giusto? Sì, certamente, sì. Amici di Movida, alla festa del campo estivo Bosfa si divertono non solo i bambini ma anche le mamme, giusto? Giusto! Perché vedevo la signora che ballava. Sì, certamente. Mi devo divertire, no? È ovvio, come anche i bimbi, giusto? La prima cosa. Quanti figli ha qua al campo estivo? Due. Due figli, due maschietti. Femminuccio e maschietto. Quali novità ha portato il campo estivo Bosfa? Innanzitutto comunque perché... si sono fatti nuove amicizie, con tanti amici nuovi, poi hanno imparato tanti balli nuovi e quindi automaticamente l'hanno insegnato anche a me. Il campo estivo Bosfa ha anche delle mamme belle come lei. Ciao. Ciao. La tua bimba che viene al campo estivo quanti anni ha? Ha 2 anni. Ah, quindi ti trovi bene, diciamo, c'è proprio massima sicurezza. Purtroppo comunque se ne doveva andare. Andare perché è insopportabile, poi comunque con Bosfa ci troviamo un amore, siamo amici, quindi ci troviamo abbastanza bene. Abbiamo qui un personaggio che di campo estivo Bosfa ne sa qualcosa in più, perché il collaboratore del campo estivo Bosfa ha... Sandarpino, io sono Rocco Anatrillo e loro sono le mie... lei è la mia collaboratrice e loro sono le mie animatrici. Le animatrici del campo estivo Bosfa a Sant'Arpino. Come mai hai deciso di fare il collaboratore di questo campo estivo? Questo è il secondo anno che lo facciamo qua a Sant'Arpino. L'anno scorso stavo con un'altra società. Invece quest'anno ho collaborato con il mio carissimo amico Salvatore, di cui sono amico fraterno. E diciamo sono onorato di aver fatto parte di questa famiglia. Sono in compagnia di due bellissime e giovani donzelle che si chiamano? Michelle. Maria. Tu di cosa ti occupi? Io mi occupo di guardare i bambini insieme a lei e di farli divertire nel free time tramite i balli, i giochi, li facciamo andare negli scivoli. Quindi diciamo sei colei che si occupa proprio di animare i bimbi, di farli divertire? Sì, certo. Quindi ti piacciono i bimbi, per questo hai deciso di collaborare? Sì, sì, mi piacciono molto, mi piace vedere tutti quei mammocchietti che girano attorno a me.
Amici di Movida, continuano i festeggiamenti qui al campo estivo Bosfa a Sant'Antimo e mi trovo in compagnia di una bellissima signora bionda che è la moglie del proprietario di questo campo estivo Bosfa. Ciao, piacere, mi chiamo Maria. Che è anche responsabile della piscina Aqua Dream del nostro campo estivo. Come mai ha deciso di organizzare questa festa? Perché non è una festa di fine anno, quindi il motivo di festeggiare stasera qui al campo estivo qual è? Il motivo è che abbiamo fatto 2 mesi di piscina per organizzare questa festa, perché ad agosto parecchi bambini partono in vacanza. Quindi, però, ribadisco che il campo estivo non finisce qui. È aperta anche il mese di agosto fino alla prima settimana di settembre. Quindi diciamo non è una festa di fine anno, perché possono prolungare l'attività, l'attività si prolungherà fino alla prima settimana di settembre. Quindi non ci resta che invitare tutti i bimbi che restano qui a venire al campo estivo Bosfa per divertirsi e ballare. Ballare, giocare, stare nella piscina al fresco, questo è tutto. Al campo estivo Bosfa si balla, ci si diverte e soprattutto si mangia bene, perché qui abbiamo la grande cuoca del campo estivo Bosfa. Buonasera, Nana? Antimina. Bosfa. Antimina. Antimina? Bosfa. Antimina, come mai ha deciso di intraprendere questo lavoro di cuoca per i bimbi, per tutti i bimbi del campo estivo Bosfa? Perché a me piace molto cucinare. Quindi diciamo si dedica veramente con amore? Sì, sì, mi piace molto cucinare di tutto. Ah, i bimbi cosa preferiscono mangiare qui al campo estivo? Pennetta al sugo, molto. La cosa diciamo più semplice e sbrigativa? Sì, però loro me lo chiedevano proprio, la pasta al sugo. Quindi sono contenti della cuoca? Penso di sì. Amici di Movida, continuano i festeggiamenti qui al campo estivo Bosfa, organizzato da l'agenzia Music di Stefano Scardia. E te? E sono onorata di essere affiancata dal proprietario del campo estivo Bosfa. Sì, 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 sì. Nome? Salvatore Bosfa sono io. Salvatore, come mai ha deciso di creare questo nuovo campo estivo? Il motivo di questa festa e della, diciamo, di questo amore che prova per il campo estivo? L'amore per il campo estivo e per i bambini l'ho provato da quando ero piccolino, perché comunque faccio scuola calcio, questo è il mio mestiere. Mi sono trovato molto bene l'anno scorso, stavo solo al Gloria, mentre quest'anno mi sono allargato anche nelle altre piscine e sto andando molto bene. E dobbiamo dire che è andato benissimo, perché qui alla festa stasera ci sono veramente tanti tanti bimbi che vedo che corrono, giocano, si divertono. Ma è questo è lo spirito che voglio di tutti i bambini, che si devono divertire e devono giocare. Quindi lo scopo proprio del campo estivo Bosfa è la felicità dei bimbi, giusto? Farli divertire. Sì, per questo siamo in numerosi. Perché la gente sanno io come lavoro, io, mia moglie e anche tutto il mio staff sanno come lavoro, e ringraziando Dio stiamo andando molto bene. E per gli amici di Movida Television non poteva mancare la sigla del campo estivo Bosfa. Occhio alle immagini! Ma guardi, signor Asti, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito andare a scorreggiare, mi spiace. Ho un problema nella pancia, è stato che babbo, ogni tanto mi parte un suono che fa... Ogni volta che parte la storia imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante. Posso dirti da bere, lei dice, ma non la trattengo e dopo lei sviene. È una malattia, è pericolosa, statemi lontano, è pedalosa. Non so se è il formaggio o l'antella, faccio le scorregge, mi lascio solo e scorro insieme al pancio e guardino addosso a famiglie. Ah, non è riscaldamento globale, ma ero io a scorreggiare, puzza peggio del locale, andiamo a scorreggiare, mi han cacciato dal locale, continuavo a scorreggiare, faccio gas naturale, andiamo a scorreggiare. Andiamo a scorreggiare. E la festa qui al campo estivo Bosfa è appena cominciata e già c'è tanto divertimento, tutti ballano e si divertono, non solo stasera alla festa del campo estivo Bosfa, ma così il divertimento è assicurato tutti i giorni. Hey, hey.
lei, bellissimo, è che bella scena, i genitori insieme con i figli, i bambini, lei. Dai, così bravi. Ricordiamo che la festa qui al campo estivo Pospa è una festa di semplice divertimento, perché l'attività continuerà fino alla prima settimana di settembre e ci resto anche io! Alla festa del campo estivo Bosfa non poteva mancare un giovane rapper. Ciao! Buonasera, buonasera a tutti. Che si chiama? Ciro Dark. Ciro Dark. Sì. Come mai stasera sei qui? Cosa farai alla festa? Allora, questa sera canterò, faccio rap, un genere che accomuna molti giovani e quindi lo facciamo per tutti i ragazzi che sono presenti in questa fantastica serata. Quindi, diciamo, contribuisci a far ballare e a far divertire i bimbi stasera alla festa del campo estivo Bosfa. Sì, 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 si cerca sempre di dare il massimo e di far divertire un po' tutti, insomma. Sì, ti arrivo un colpo, pinto in campo, frate tasa. Pienzi di sto mare asciutto, ne capito, frate tasa. Si pure strana, che venga pregiudicata, me lo trova una persona che non rappa sessuale. La malattia, ma sta consumando, te so trasudo in da capo, ma sto accomodando. Non ci pensi e te la colce, te sto bombardando. Movida Television, musica, eventi, moda, spettacoli, news. Movida Television, il programma di intrattenimento ideato da Lucio Ruggero. Se vuoi essere protagonista e avere le telecamere di Movida Television, chiama il 348 82 39 263 o scrivi a movidatelevision@libero.it. Movida Television. Seguici anche su Facebook, YouTube, Twitter. www.livestream.com/movidatelevision.